Allora, giorno 2 a Tokyo, siamo in metropolitana, si sente dalla voce di Ciro, linea per Ginza Line, nostra direzione Asakusa. Sotto questo ponte abbiamo un'area fumatori, dove le persone si riuniscono a fumare. E adesso andiamo a fare colazione. Allora, qui abbiamo un panino con i noodles e cose per loro. Vediamo cosa scegliere. Allora, siamo nel quartiere di Asakusa e questa è la via commerciale. Qui ci sono tantissimi negozi, soprattutto di coltelli. E adesso andiamo a curiosare un po'. Questo è uno di questi, ma ce ne sono davvero davvero tantissimi. Coltelli e bacchette. Entriamo nel primo negozio di coltelli e rimaniamo davvero colpiti perché ce ne sono davvero tantissimi, di ogni forma e di ogni misura. Famosissimi gli acciai giapponesi, quindi curiosiamo. Stiamo per entrare in questo negozio che ha solo manufatti in legno, che sono bacchette per mangiare, e ci accingiamo a comprarne un paio. Allora, qui c'è una sorta di campione per provare le bacchette. Vediamo se riesco a prendere il chicco, e non è facilissimo. Sì, buona la bacchetta, buono il grip, un buon grip. È una bella bacchetta. Allora, queste sono le più belle, in assoluto, secondo me queste e queste qua anche. Però queste qua costano circa 70 euro al paio. Fatto il nostro primo acquisto, bacchette comprate, non ovviamente quelle da 70 rotti euro, ma delle bacchette molto carine, ma diciamo per l'utilizzo che ne facciamo noi, molto semplici. Continuiamo a passeggiare per le vie di Tokyo, Susi è affamatissima, io ho fatto invece una abbondante colazione, quindi lei si fermerà adesso in uno storico locale, ma all'avanguardia nella ricezione dei pagamenti, con un dispenser con le monetine. La Susi ha le spese col contante. Cosa sta facendo qua? Questo. E adesso poi. No, ma cosa stanno facendo? Continuiamo ad esplorare Asakusa,
e ci troviamo davanti come sempre a un sacco di cose da assaggiare. Io non posso resistere a tantissime, quasi a tutte in realtà. Abbiamo addirittura la birra al matcha qui, come potete vedere, e un'altra specialità che sono i puff, quindi una sorta di bignè sempre ripieni di matcha o di crema o di cioccolato. E qui c'è la factory dove si può assaggiare un po' di tutto. Allora, giro molto lungo in questa zona che sinceramente non mi fa impazzire, è carina ma insomma nulla di che, molto molto commerciale, tantissima gente, adesso l'abbandoniamo perché andiamo a mangiare e cerchiamo un posto di quelli che piace insomma, un po' a noi, quindi un po' più autentico. Se adesso su ti giri, sui quadri ci sono dei risciò praticamente. Consiglierei a qualche amico che fa la maratona. Finito, vi faccio vedere un'altra specialità giapponese. Nome molto particolare, tonkatsu. È la loro versione della cotoletta, ecco, diciamo così, ma la panatura è fatta con il panko. Hanno varie fritture, c'è la cotoletta di maiale, il gambero, si può abbinare anche con del curry, con la verza e ovviamente l'immancabile miso. Andiamo a assaggiare tutto. Continuiamo la nostra camminata, passando anche da uno dei templi più grandi di Tokyo, facendo incontri inaspettati. Allora, i tornelli sono senza sbarre, cioè senza protezione. Vorrei vedere in Italia cosa succede. Già scavalcano quando ci sono, figuriamoci così. Finalmente la nostra camera e con sorpresa. No, get up. No, go.